Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono di nuovo io, Simo Bricks, e oggi in questo video sono qui per farvi vedere le novità del mio mondo. Come vedete già dall'anteprima, abbiamo un paio di nuovi edifici, tra cui una farm. Questa è una iron farm che sfrutta il metodo degli iron golem con i villager e le porte. Praticamente ogni tanto spawnerà un golem che verrà portato giù attraverso l'acqua che, morendo, ci dropperà il ferro. Vedete, io l'ho fatto con i blocchi di ferro, che in realtà non è un materiale affatto economico, e io mi sono givato i materiali. E niente, questo mondo è molto ho usato molti cheat, molti trucchi, ho usato abbastanza comandi, e potrà sembrare che è immorale, cose così, però a me sinceramente non mi interessa più di tanto. Questo mondo è un po' una survival affacilitata, quindi a me sinceramente non importa il combattimento, sconfiggere il drago, bla bla bla, mi interessa costruire e creare un mondo bello e basta. Io sono un tipo creativo, quindi questo che rimane di questo mondo non mi interessa se uso i cheat. Ovviamente non. Cioè, se uso i cheat, li uso soltanto per grosse costruzioni. Per il resto non ho mai usato, per esempio, la casa, magazzino, quelle cose lì, non ho mai usato cheat. E quindi basta. Vabbè, per parlare di altro, qui vedete, ho circondato di questo muro, abbastanza piccolo. Ecco, tutta sta cobblestone, diversamente da quanto si può pensare, io l'ho presa da un generatore di cobblestone che sfrutta lava e l'acqua, che in realtà io l'ho fatto molto in profondità in una caverna quando potrei farlo tranquillamente in un angolino del mio mondo. E niente, magari oggi lo faccio. Due generatori, magari uno più semplice dell'altro. Qui abbiamo un po' di laghetti, poi magari questo spazio all'interno delle mura che ora ho costruito. Lo sfrutterò meglio, insomma, adesso si sta facendo notte, ancora un po' di tempo. E niente, qui dovrò costruire tutta la decorazione che vedete qua. Il muro è completo, non è altissimo, è però quel che serve per tenere lontano i mob. Ho creato delle porte abbastanza efficienti, in modo che il cavallo ci passa. Là vedete una piccola casa sull'albero. Ho cercato di copiare la seconda casa cioè, in senso, ho cercato di copiare la prima casa che ho creato, però poi non sono mai riuscito a farne una alquanto bella. Là, villaggio in montagna, ho costruito la casa e ora vediamo le modifiche al castello, che ne ho fatte un paio, ok? Sostanzialmente, come qualcuno di voi mi ha detto, il castello è vuoto. Sì, perché era ancora in fase di costruzione. Adesso si può ritenere finito. Ecco le porte che si chiudono, che ti chiudono in faccia. Questa torre l'ho ricostruita e adesso è molto meglio. E niente, è soltanto una torre normalissima qui. L'interno del castello non è cambiato, ma ora andiamo a dormire. Sì, sempre se riesco a salire le scale. Bello, mi piace troppo. Vedete, è molto più bella qua. Ho un po' di fame, cioè mangiamo un po' di pollo. Che tra l'altro c'ho la farm di pollo. Di cibo ne ho un casino. No, questo non è un problema affatto. Questa torre è rimasta uguale. Ora scendiamo giù. Ho modificato alcune cose. Allora. Ah, ecco. Qua c'è il mio cane. E non gli ho ancora dato un nome. Prima o poi lo farò. Allora, le costruzioni si trattano, cioè sono nella città bassa, cioè la zona del castello, quella riservata ai popolani. Allora, l'armeria l'ho riempita. Abbiamo tutte le armature, spade. Qui abbiamo asce, archi e frecce. Tutto ciò che può servire per difendere un ipotetico castello, qui avete armature di cavallo, è solo una questione molto decorativa. Qui abbiamo una piccola casa, molto bella ma piccola, fuori sembra grande ma in realtà è piccola.
Qui abbiamo proprio il minimo indispensabile, una crafting table, una fornace e proprio tutto ciò che può servire in un posto così del genere. Letto abbastanza carino, qui un po' di... qua ci dovrebbe essere qualcosa. Mettiamoci il pollo, va. Almeno... pollo, ovunque, pollo. Cose molto a caso, vabbè. La soffitta. Ah, praticamente ha un piccolo tavolino e una cesta che non si apre. Ah, no, si apre. Mi è sempre meglio mettere qualcosa a caso, cioè. Poi nel mio stile. Tappeto bianco, pavimento in pietra. Questo è un caminetto spento. Così, carino. Ora, ah sì, un'altra cosa di questo castello che ho aggiunto è ovviamente la stalla per i cavalli. Ecco qua, la nostra stalla. Stalla, sì. In realtà è un sottotetto così, ma a me piace. E qua c'è un'uscita segreta che porta sotto le mura, sotto l'impalco, sotto l'impalcatura primaria del castello e si esce di qua, da dietro. E ok, quella colonna che vedete, ci ho scavato tutta una mega galleria che sbuca dall'altra parte, poi vi faccio vedere dove sbuca, che in realtà ho provato a farci passare l'elitra. Ovviamente citando a bestia mi sono gibbato l'elitra, ragazzi, non me ne frega niente, come ho già detto. E niente, questo è il ponte che porta alla torre prigione. Prima era una torre a caso, no? Però adesso l'ho rinominata torre prigione, andiamo a vederla perché è qualcosa veramente di particolare. Ok, tra l'altro questo è, dovrebbe essere un ingresso segreto, nessuno dovrebbe sapere che c'è, ma va bene così. Un po' di lag e qui la neve, sì, perché ragazzi, vi ricordate, siamo sempre in montagna. Ora, se mi ricordo da dove si accede a quella torre, allora dovrebbe essere questo. Intanto vi faccio vedere anche una zona qua che ho costruito un piccolo magazzino con un po' di decorazioni, ma tutto vuoto. Eccola qua la torre con la bandiera. Attenzione, torre prigione, secolo XV. Un po' di Un po' di robe così. Allora, qui ci sono alcune scritte, per esempio. Si narra che un Enderman visse qui. La sua voce si sente ancora, prestate attenzione. No, non è una balla. Io in questa torre, ogni volta che venivo a costruire qualcosa, sentivo un Enderman che appariva in continuazione. E poi alla fine l'ho ucciso. E niente. È un po' un assetto specie di easter egg che a me piace. Fa venire i brividi, no? E questa è l'ingresso della prigione, il primo ingresso. Questa è una prigione efficiente, no? Con la leva fuori, prigione. Qui sembra che si possa passare, ma in realtà non è vero. Qui c'è una leva interna che apre tutte e due le porte. E queste sono le prigioni. Ovviamente, se voi rimanete dentro e per sbaglio la porta si chiude, non so come possa succedere, voi rimanete lì, punto. Cioè, dovete spaccare col picco nella roccia per uscire. Ma non credo che un qualsiasi mob possa avere un piccone, quindi potete imprigionarvi zombie. Scheletri no, perché comunque sono. E sopra è rimasta uguale. Tanto chiudiamo. E qua un po' di natura incontaminata. Niente di che, il castello qui, come ho detto, è rimasto uguale. Ah, tra l'altro qui una robetta. Rip Fuffi, il mio vecchio cane, morto bruciato alle braciere. Riposa in pace. A me piace dare un po' quel tocco di realismo in un gioco, no? E qua c'è la solita porta. La lascio aperta perché poi non si chiude mai quando serve. E niente, qui vedete il muro sembra basso da lontano, ma in realtà è efficiente. È abbastanza alto per un qualsiasi mob. Quindi sono soddisfatto. Questa è la porta che vi ho detto. Fatta bene. Il cavallo ci passa, quindi non ho problemi. Ecco qua. Vi dicevo, questa è sotto dell'Iron Farm. Qua abbiamo il solito dojo, tempietto, che sarebbe il punto di spawn. Con vicino un golem di pietra che è collegato
alla fabbrica di ferro, anche se è di pietra, però vabbè, insomma, molto carino. Altre cose che sono cambiate. Ah, sì, qui ho messo una bandiera perché mi sembrava carina l'idea. E sono già 10 minuti che registro. Ragazzi, questo video sarà particolarmente lungo perché ci sono molte cose da vedere. Ok, ora praticamente farò un piccolo viaggio e ci rivediamo in un'altra parte del mondo che ci sono altre cose carine. No, ragazzi, cazzo, stavo andando a prendere il cavallo, guardate cosa cazzo è successo, un creeper, non so da dove minchia, mi ha fatto esplodere tutte le recensioni, adesso sono i maiali, le pecore, le mucche sono in balia di un casino totale, ragazzi, qui non ne esco più, basta, cioè proprio, oh mio Dio, aiuto, basta. Almeno non possono uscire, spero. Vabbè, tanto. Rimangono dentro, però porca miseriaccia boia, non è possibile che uno debba. Poi sono silenziosissimi. Minchia, ragazzi, è una cosa assurda. Oddio, oddio. Vabbè. Intanto mi sono dimenticato di farvi vedere che c'è la casa sull'albero. E niente, andiamo a vederla. Qui un'altra porta. Eccoci qua. Stupido albero. Stupido albero. Giuro, se trovo un altro creeper mi arrabbio. Ecco qua. Primo livello della casa. Carinissimo. Continuiamo a salire. Oggi non riesco a salire le scale. Secondo piano, tranquillo. Una cesta con un diamante, attenzione. Tavolino. Un po' di finestre così. Molto stile vegetalissimo. Che sto dicendo? E qui l'ultimo piano col tetto. Vedete il mondo. Ah già, è vero. Ci ho anche costruito la casa là in alto, quindi ragazzi, oggi c'è veramente tanto da fare. Qui in realtà c'è anche questa piccola cascata che si può centrare. Mago, sono un mago di queste cose. E c'è la scaletta apposita per risalire. E niente, molto carino. Qui ho bruciato un po' di alberi perché mi davano fastidio. Almeno sono uno che brucia la natura in gioco. Nel resto no. Per fortuna per salire su in alto ci vuole veramente relativamente poco. Da che parte è? Non mi ricordo mai, accidenti. Siamo in casa. E no, qui la zona delle farm non è cambiata, è rimasta sempre uguale. Eccoci qua. Un'altra bellissima casa. Vedete anche qui le solite cose indispensabili. Mentre qui è una roba molto basic. Un po' quello che faccio sempre, fare le cose basic. E qui si va sopra, ma in realtà non ho finito di costruirlo. E credo che rimarrà così perché è molto più spazioso. Cioè, c'è una scala, però è inutile, ok? Mi sa che non l'ho finita. Vabbè, va bene così. Ah, e poi c'è sotto una piccola taverna. Chicca da notare. Molto carino col sole che tramonta. Oh ragazzi, questo mondo è veramente figo. No, niente, oggi non ce la posso fare, oggi le scale non riesco a salirle. E niente, ragazzi, adesso mi sa che questo video finisce qui perché c'è ancora tanta roba da vedere, ci sono un paio di case, tra cui la casa dell'Hobbit, che è un po' lontana e devo praticamente. È finita, ma devo andare là e ci vorrà molto tempo. Magari un video uscirà la prossima volta. Intanto vi faccio vedere un po'
mondo. Ma tu prima non ho mai pensato di costruire una specie di laghetto per buttarsi. E alcune idee, boh, ci sono. Ah sì, poi vicino alla casa dell'Hobbit ci sono ancora altre costruzioni, cose abbastanza lontane, tutti quei sentieri portano lontano alle cose. Poi ho modificato un villaggio, che anche questo è abbastanza lontano. Ci si arriva seguendo quei sentieri giù di là. Questo sentiero porta a un mob spawner che però non ha mai funzionato, quindi è inutile. Qui c'è una piccola zona giungla con quattro alberi. Una cosa che dovrei fare è costruire un posto dove tengo tutti gli alberi del gioco. Così se ho bisogno della legna ne ho abbastanza. E niente ragazzi, ciao e alla prossima. Grazie per la visione.